sei mai chiesto come mai tante persone pregano? Beh, Albert Einstein una volta disse che ci sono due modi di vivere. Come se niente fosse un miracolo o come se tutto fosse un miracolo. O la vita è un colpo di fortuna e noi siamo solo un gruppo di animali evoluti sopra un grande masso disperso nello spazio, oppure esiste un creatore dietro la creazione, un Dio dietro tanta bellezza. Se così fosse, relazionarsi con lui nella preghiera sarebbe di sicuro la più strabiliante cosa che si possa fare. Gli archeologi continuano a trovare reperti che dimostrano che l'uomo prega da sempre. Persone di diverse religioni pregano quotidianamente, perfino gli atei ammettono di pregare in qualche circostanza. La vera preghiera è una conversazione con il Dio vivente, che ama e ascolta le cose che gli diciamo. Gesù ha detto: «Qualunque cosa chiederete nel mio nome, la farò». Abbiamo l'opportunità di pregare per la pace, per la guarigione di qualcuno, per qualsiasi necessità di cui abbiamo bisogno. La vita è importante, tu sei importante. Le tue scelte, i tuoi pensieri, le tue preghiere, le tue azioni, tutto ciò ha un eco nell'eternità. Nel caso non lo avessi notato, Dio è praticamente invisibile e non sempre è facile ascoltarlo. Esistono infatti tante distrazioni, delusioni e domande che tutti ci facciamo. Questa è la ragione per cui alla Chiesa sta a cuore raggiungere ed aiutare quante più persone possibili, aiutandole a relazionarsi con Dio. Si impara solamente pregando. Migliaia di persone anche oggi stanno scoprendo che Dio è vivo e che la vita è un miracolo. E la più grande cosa che tu possa fare è pregare.